Siamo qui con la dottoressa Melinda Pertichizzi, di cui responsabile culinario di questo laboratorio. Ciao. Com'è nata l'idea di questo laboratorio? È un progetto molto semplice ma ambizioso. Nasce nella cucina della struttura sovrastante della comunità alloggio per disabili psichici gestita dalla cooperativa sociale In Cammino. Un progetto, mi ripeto, molto semplice che nasce soprattutto insieme a tante altre attività per impegnare gli ospiti delle varie strutture. Dall'idea di portare avanti un percorso di educazione alimentare. E quindi si è pensato di iniziare a produrre dei biscottini che sarebbero stati utilizzati per la prima colazione, dapprima per la nostra struttura e poi per le altre strutture che si trovano, nel nostro comprensorio, gestite dalla cooperativa sociale In Cammino. Come riesce a coinvolgere i ragazzi e gli altri ospiti della comunità? Devo dire che non faccio un'estrema fatica. I ragazzi, diciamo, si avvicinano molto spontaneamente al laboratorio, stabilendo delle relazioni, semplici ma propedeutiche a quello che alla fine è il passaggio dall'idea, diciamo, del branco che in qualche modo li caratterizza come giovani ragazzi a quella del gruppo, dove vi è un sano scambio di relazioni. E la capacità di annullare le differenze che possono interessarle sia dal punto di vista culturale che delle esperienze. Come si finanzia il laboratorio? E questa è una bella domanda. Il laboratorio, diciamo che si autofinanzia. Si autofinanzia, non ci sono assolutamente guadagni, ma è la collaborazione di tutte le altre strutture, di tutti gli altri ospiti che aderendo al progetto ci permettono di andare avanti. Quindi settimanalmente si lavora dal giovedì al sabato, producendo questi biscotti e la pasta fresca, e con la piccola richiesta di un compenso che ci permette di proseguire la prossima settimana e ricominciare a lavorare. Solo questo. Le ricette vengono scelte con i ragazzi o dipende le loro proposte? Ovviamente in tutte le ricerche, in tutte le ricette si cerca di privilegiare quello che è il gusto dei ragazzi. Non ci sono delle vere ricette, sono reinventate di volta in volta e si avvicinano ai gusti personali di ciascuno di loro, seguendo anche quella che è la cultura di ciascuno dei partecipanti, anche perché al laboratorio aderiscono dei ragazzi che di cultura islamica e quindi anche loro hanno diritto a dei prodotti che possono, diciamo, mangiare tranquillamente, rispettando le culture di tutti. I prodotti che si preparano al laboratorio possono essere venduti fuori? I prodotti che si preparano in questo laboratorio al momento non possono essere venduti, assolutamente fuori. È un piccolo mercato, tra virgolette, interno, che è volto alla solidarietà reciproca e alla solidarietà reciproca. E in questi 3 giorni di laboratorio che vengono qua dei ragazzi a lavorare, quante ore diciamo lavorano? Diciamo che non è un vero e proprio lavoro al momento, è solo un impegno spontaneo che occupa 3 ore, ecco, del loro tempo o al mattino o al pomeriggio. Grazie della loro disponibilità, alla prossima.